Una giornata di solidarietà, la vettura donata al polo oncologico e poi in tutte le piazze d'Italia l'AIRC, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, che dona, sì perché il contributo è minimo, dona le azalee per la ricerca sul cancro. Poi una giornata particolare, la festa della mamma, la festa dell'amore, perché chi è che non ama la propria mamma? E le mamme che sono attente, vigili e affettuose sempre nei riguardi di figli. Allora prendiamo che l'AIRC sia la mamma che guarda ai figli che purtroppo, troppo spesso in questi ultimi tempi, sono colpite dal male. E qui a Pagano ormai è diventata una istituzione. Dottoressa, assolutamente, come sta andando? Sì. Bene, bene, le ultime azalee sono quelle che vedete ai banchi, sono finite tutte, erano 295, come tutti gli anni, insomma, Pagani ha risposto benissimo a queste Pagani, iniziative. Pagani, l'agro e terra solidale. Assolutamente sì, ogni anno ci gratifica con questa manifestazione. Qualche caso particolare, qualche aneddoto particolare in questa mattinata, qualcuno che è venuto a chiederle qualcosa? No. Assolutamente no, tutto a posto, non hanno creato nessun problema, fanno la donazione senza problemi, anzi fanno delle donazioni anche superiori a quello che è la cifra e il costo della piantina. Io ho visto dei papà che sono venuti con i figlioletti, questo è molto bello. Certo, fanno il regalo alla mamma e fanno un'opera buona.